spegniamo, raga. Andiamo a testare Emu Flight. Dopo essermi testato a bomba Betaflight 4.2, oggi ho flashato Emu Flight su uno dei miei droni, che sta qua dietro. Me la sono svignata da casa e adesso andiamo a fare un rapido test, perché voglio darvi le mie impressioni a caldo su questo firmware. Ah, eccoci nel mio campo di volo personale, ragazzi. Sto utilizzando le impostazioni di default di Emu Flight. Ho soltanto impostato i dynamic rates come consigliato sul sito di Emu Flight, di cui vi lascio il link qui sotto. Adesso attacchiamo la lipo sul mio quad a 6S e vediamo qual è il feeling. Cravatta, cambio occhiali, radio e 6S. Il beeper funziona, si arma pure, ragazzi. Vediamo se solamente se si solleva o se torna a casa. Si solleva, dai. Mamma mia, pronti? Vediamo come va, eh? Ma finora devo dire che ci sta un po' dentro. Questi sono i PID di default, eh? I Ritz sono una figata assurda. Allora, sicuramente bisogna alzare la P, no? Ok, quindi vediamo un attimino. Non lo so, il film. Pure c'è troppo il boost. Già si vede. Ah, il suono dei motori mi piace, devo dire. No, allora. E così, la prima sensazione. Che c'è, moscerini maledetti, oh. Non aggiusta un attimo gli occhiali. Allora, la prima vediamo un po' come scende. La prima sensazione, ragazzi, è che il default è meglio del default di Betaflight. Parlo della 4.2, eh. Io l'ho testata veramente tanto, la 4.2, e mi sembra che il default è meglio. Vediamo un po' il prop wash. Cazzo. Cazzo, porca puttana, scusate, solo che sto vedendo che mi sembra che il prop wash invece lo gestisce molto meglio, assolutamente, raga. Porca mignotta, scusate, sono un po' emozionato. Allora vediamo un po'. Mortacci. No, allora, ragazzi, il default sicuramente è molto molto meglio Emu Flight di Betaflight 4.2. Ok, questo è un quad che ha preso pure un po' di botte, se vogliamo, ok. Poi è abbastanza resistente, questo è il mio frame di rock. Però devo dire che il default di Emu Flight va una bomba. Il dynamic rates sugli stick, comunque sto volando a 25 mv, secondo me sugli stick mi sembra che va molto 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 meglio i rates, mi sembrano. Però io credo che questa è una cosa che anche con Betaflight 4.2 si può raggiungere. Molto soddisfatto di questi rate. Anche sullo yo mi sembra. Sullo yo pure mi sembra che è molto più inchiodato rispetto a Betaflight. Sì, sì, sì. Allora, sullo yo è molto più inchiodato rispetto a Betaflight. Me lo ritestare un po'.
Ragazzi, rimango un po' basito. Rimango un po' basito. Rimango abbastanza basito. Scusate se sono un po' così senza parole, perché sto un attimino godendomi il feeling. Sì. Porca puttana. Vediamo un po' di... Cioè, allora, il default va molto meglio di Betaflight 4.2. Molto meglio. Cioè, poi lo vedrete perché sto montando un video sul tuning dedicato a Betaflight 4.2, ma comunque a Betaflight in generale. Quindi pure se c'avete la 3.5.7, diciamo che... moscerino in bocca, diciamo che il alla fine il ops batteria alla fine il i concetti sono quelli. Allora facciamoci un'altra batteria un po' a cannone e vediamo un po' come va. Ragazzi, complimenti, avete fatto un bel lavoro su Emuflight Default, mazza, bravi. Adesso facciamo una lipo a cannone, vediamo un po', non li tocco i PID, anche se lo sento che va piddato, cioè si sente che manca la P. Infatti se avete visto sulle elevazioni, sui punch out, il muso diciamo che fa sopra sotto, quindi non lo sento bene solido in aria, quindi sicuramente va tunato. I motori sono molto più caldi rispetto a Betaflight di default, però per ora sono sopportabili e quindi questa cosa non mi preoccupa. Mi faccio un'altra batteria a cannone con i PID di default e con i miei rates che ho messo. Vedo come va, però sono molto curioso perché nei giorni a venire lo testerò parecchio, veramente tanto. Lo tunerò a dovere e poi voglio effettivamente fare un bel paragone con Betaflight 4.2. Però lo voglio tunare perché lo sento che, ragazzi, sicuramente c'è, il default è meglio di Betaflight, il default. Però voglio vedere se opportunatamente tunato e quindi sistemato e configurato, effettivamente qual è il suo livello, se è comparabile a Betaflight o sta leggermente in alto o leggermente in basso. Adesso batteria a cannone, mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, attivate la campanellina e rimanete sintonizzati con me, perché questo firmware me lo voglio spulciare bene 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 bene. Dai raga! Set my heart afire.